prosa, teatro dialettale per ragazzi e il musical. C'è posto per tutti i gusti alla 23esima stagione teatrale del Fenaroli a Lanciano, presentata dal sindaco Filippo Paolini e dall'assessore alla cultura Danilo Ranieri. Un cartellone con 20 spettacoli approntato in poche settimane, dopo il voto di ottobre scorso che ha decretato il cambiamento alla guida della città. La stagione di prosa aprirà il sipario l'11 dicembre con Paola Quattrini e Paola Barale. Slot è il primo dei 5 previsti nel cartellone di prosa. A Lanciano verranno, e per qualcuno sarà un ritorno, anche Beppe Barra, Giorgio Pasotti, Massimiliano Gallo e Yuri Ferrini. Grande attesa per il musical natalizio con Roberto Ciufoli della Compagnia dell'Alba di Ortona, tratto dal classico canto di Natale di Dickens, sarà in scena il 21 e il 22 dicembre. Quindi vi aspettiamo allora per proprio in prossimità del Natale, per questo classico del Natale, un classico magari più per la letteratura anglosassone che per noi è diventata anche una storia conosciuta, straconosciuta, specialmente se poi si pensa che Scrooge, il personaggio principale del Christmas Carol, lo conosciamo da bambini quando andiamo a vedere i disegni di Walt Disney con Zio Paperone, che era proprio chiamato, il suo nome americano è Uncle Scrooge, Zio Scrooge, e quindi è proprio è l'avaro quello che non capisce qual è la bellezza della festa invece che andremo a vivere insieme. Intanto l'assessore Ranieri pensa a reistituire in città la deputazione teatrale. Anzi, a quel riguardo, prima della fine dell'anno chiederemo alla Regione di, se possibile, di darci un piccolo contributo per rifar ripartire la deputazione teatrale a Lanciano e di prevederci, di darci la nomina di un loro rappresentante, perché lo metteremo dentro al Consiglio di Amministrazione, al momento gratis et amore dei, della futura deputazione teatrale. Questa deputazione teatrale, che andremo a definire probabilmente entro primavera, avrà la direzione artistica di questo teatro e deciderà i contenuti delle stagioni di prosa, dialetto e tutto il resto per i futuri anni. Con un mandato specifico, anche in questo caso con idee chiarissime, programmare stagioni teatrali su base triennale. Questo consentirà di una programmazione non solo triennale, ma di poter ottimizzare anche qualche costo, perché magari avendo la possibilità di programmare su 3 stagioni e di poter contattare più compagnie, si potranno ottimizzare, diciamo così, risorse che non sono sempre significativamente importanti.